E per finire la puntata, le case automobilistiche ci hanno rinnovato la fiducia, ci concedono ancora delle vetture da provare e insieme alla nostra collaboratrice Lilia Marcucci abbiamo guidato la Hyundai i30 e nel prossimo servizio vi presentiamo le nostre impressioni di guida dopo averla guidata nelle strade di Lecco, Milano, Bergamo e Monza Brianza. La nostra sede è a Trezzo sull'Adda e le immagini che vedete sono appunto girate a Trezzo sull'Adda con la guida di Lidia Marcucci e la voce del sottoscritto. Vediamo. Hyundai Motor Company Italy ci ha dato la possibilità di guidare il modello i30, la berlina del segmento C della casa coreana, sviluppata dal centro ricerche tedesco Hyundai di Rüsselsheim e costruita nello stabilimento di Novosice, nella Repubblica Ceca. L'auto, che come di consueto abbiamo guidato insieme alla nostra collaboratrice Lilia Marcucci, dimostra ancora una volta l'enorme salto di qualità fatto da Hyundai, che ora propone la i30 con il parabrezza più avanzato e aerodinamico, uno stile sobrio e molto piacevole che abbina molto bene i gruppi ottici anteriori, dotati di fari diurni a LED, con i laterali che includono i passaruota ad arco e collegati da un fluido andamento della carrozzeria ed un taglio della coda moderno. La versione che abbiamo guidato insieme a Lilia, con l'allestimento Style, era equipaggiata con il motore diesel B-Albero 4 cilindri in linea DOHC, CRDI 16 valvole da 1582 cm3 con turbocompressore in grado di erogare una potenza di 128 cavalli abbinato al cambio automatico da 6 rapporti. Comoda, appena seduti nel posto guida ci troviamo a nostro agio, sia Lilia che il sottoscritto. E va detto che le regolazioni elettriche del sedile facilitano a trovare la giusta posizione di guida per ciascuno di noi. La buona disposizione del volante e la pedaliera agevolano ulteriormente il processo di ritrovo della posizione giusta, mentre l'avviamento avviene con il pulsante di start azionato con il freno premuto nella nostra versione con cambio automatico e keyless. L'andatura è molto silenziosa, grazie ad un buon lavoro interno di insonorizzazione e la possibilità di aprire il tetto panoramico interno, ed estate anche il tettuccio, consente di avere una grande luminosità interna. L'andatura è molto confortevole, ma la versione da noi guidata con il cambio automatico soffre i continui stop and go del traffico urbano, cambiando continuamente marcia e di conseguenza aumentando sensibilmente il consumo. Ottima invece nei tratti extraurbani o autostradali, nei quali l'andatura è molto tranquilla ed il motore praticamente non lo si sente. Molto buona anche la tenuta di strada, con un assetto preciso nell'inserimento in curva che non tradisce e si lascia portare secondo il desiderio del conducente. Ma va detto che la versione che abbiamo avuto in mano non ha nessuna velleità di essere sportiva. Hyundai i30 misura 4.300 mm di lunghezza e 1.780 mm di altezza, ed in questo spazio è stato racchiuso tutto quello che serve per un viaggio e per un semplice spostamento. Nel tunnel centrale troviamo il freno di stazionamento elettrico, i portabicchieri e svariati portaoggetti sempre utili, e a portata di mano l'attacco per l'USB e l'iPhone o iPad. Nella plancia si trova il display da 7 pollici del navigatore e della telecamera durante la retromarcia ed il computer di bordo e sotto il climatizzatore Bizona di facile accennamento, mentre nel volante ci si trovano i dispositivi viva voce ed il control cruiser con i rispettivi pulsanti di impostazione. La capacità del bagagliaio è ora di 378 litri e 1.316 litri abbattendo lo schienale 40-60, valori che sono tra i migliori del segmento. Un neo l'abbiamo trovato e sono i robusti montanti anteriori del parabrezza che riducono la visibilità a certi angoli. Il consumo è di 7,20 litri per 100 km nel ciclo urbano, 4,50 litri nel ciclo extraurbano e 5,50 litri nel ciclo combinato,
Bisogna ricordare che si tratta di un'auto con cambio automatico. La Hyundai i30 5 porte in allestimento style con motore turbo diesel da 1.6 viene offerta di listino a 22.750 euro chiavi in mano. In questo modo finiamo la puntata numero 1, la prima del 2013 di Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento alla settimana prossima, sempre in questa rete, a questo orario, con altre novità del mondo dei motori. Grazie, arrivederci e alla prossima settimana.